Ricordo perfettamente quella sera del gennaio 91 in cui io ho finito un concerto, entrai in un ristorante con i miei amici e per vedere le immagini della guerra. Per la prima volta la mia generazione si trovava di fronte a una guerra che potevi vedere in televisione. E quella fu anche una guerra italiana, perché c'erano degli italiani, in particolare due, Bellini e Cocciolone, erano i due piloti del Tornado, dell'aereo italiano dell'epoca, che venne abbattuto e loro sono stati fatti prigionieri, rimasti 47 giorni torturati in Iraq. Ecco, noi raccontiamo la storia di Cocciolone, un uomo che ha seguito il suo sogno di volare e che ha rischiato veramente tanto di vederlo spezzato.